Continuano ad essere in crescita i numeri della cooperativa Adrilog di San Salvo, a conferma di una realtà solida e con interessanti prospettive sul futuro. Il bilancio, approvato nell'Assemblea, vede un fatturato di 57.300.000 euro nel 2020, con un utile di 223.000 euro e ben 300.000 euro di ristorni ai soci. Nel 2020 Adrilog ha movimentato 179 milioni e mezzo di colli e gestito 224.400 metri quadrati di magazzino in tutta Italia. Luca Mazzali, presidente di Adrilog, questa è una realtà che cresce. In 7 anni possiamo dire che sta facendo e continua a fare miracoli, sta per arrivare anche a 1.000 dipendenti. Insomma, un bilancio che si presenta a tutti gli effetti come un ottimo bilancio. Sì, direi che miracoli lasciamo a qualcuno che è più attrezzato. Noi, insomma, con tanto impegno, lavoro, magari anche la giusta dose di fortuna, insomma, di azzardo, abbiamo lanciato questo progetto nel 2014, in un momento in cui in realtà c'era anche crisi, il mercato era abbastanza fermo, però ritenevamo che ci fosse spazio perché una realtà abruzzese potesse provare ad affermare un modello organizzativo legato alla logistica su un territorio che di questi modelli non li offriva, ma li aveva sempre subiti ed importati da altri territori. È andata bene, siamo cresciuti tanto, siamo vicini alle 1.000 persone che insomma toccheremo in questi giorni con gli ultimi inserimenti di lavoratori stagionali che stiamo effettuando, ma siamo molto contenti, ma siamo contenti perché è un progetto abruzzese che sta avendo successo anche al di fuori della nostra regione. È una realtà cooperativa? Questo è un altro elemento fondamentale, mi piace sottolineare questo aspetto, in un periodo, ma è ciclica questa cosa, che quando a livello nazionale c'è qualche aspetto negativo che è legato al mondo della cooperazione, partono le etichette che connotano cooperativa come un'attività legata a malaffare, mancato versamento di contributi, tasse, IVA e quant'altro. Sono poche eccezioni che rischiano insomma, di macchiare un settore che è fatto per la grandissima maggioranza di cooperative che invece rappresentano un'eccellenza, un valore aggiunto per l'economia italiana. Anche come presidente di Lega Coop sono orgoglioso di affermare che sono tante realtà come Adrilog sul nostro territorio che fanno della sana collaborazione, creando posti di lavoro attraverso il meccanismo mutualistico. Hanno anche degli elementi di solidarietà che nei momenti di crisi come quelli che abbiamo attraversato è statisticamente provato garantiscono un maggior mantenimento dei posti di lavoro, insomma con una coesione sociale molto più forte rispetto ad altri modelli rispetto ai quali siamo abituati. Quindi mi fa piacere legare anche il successo della nostra attività di impresa con un modello cooperativo che si dimostra ancora attuale nel mercato del lavoro ed economico di oggi. Un modello vincente, quale? Noi abbiamo fatto la scelta già qualche anno fa di cambiare pelle, trasformarci da cooperativa di somministrazione, di manodopera, ad operatore logistico ad alto valore aggiunto. La scelta è quella di avere al nostro interno dei professionisti che su tutta la gamma di competenze necessarie per gestire un processo impegnativo come quello logistico siano in grado di fare un'analisi, di essere di supporto anche ai nostri clienti. Forte specializzazione sulla parte IT per quanto concerne la parte di sicurezza sul lavoro, qualità e poi la creazione di un ufficio che si occupi dei processi di ingegneria e di analisi altamente specializzato, fatto di professionisti che sono in grado di dare e di cercare delle soluzioni importanti per il nostro cliente. C'era bisogno di un player locale in Abruzzo che fosse in grado di dare queste risposte. Abbiamo avuto dei grandi risultati in Abruzzo, al punto ora di guardare al territorio nazionale. Abbiamo appena acquisito una società in Emilia-Romagna, abbiamo aperto la nostra sede nord a Bologna e quindi ora guardiamo con interesse rispetto ai sviluppi successivi anche a quel territorio. Grande attenzione alle risorse umane con percorsi di crescita all'interno dell'azienda. L'anno scorso è partito un progetto per noi fondamentale che si chiama Adrilog Academy. Oggi c'è, come dicevamo, difficoltà a reperire personale, sia di magazzino ma anche personale specializzato. Allora il messaggio che stiamo cercando di dare noi e ai nostri soci già presenti, ma anche alle persone che guardano con interesse Adrilog o vengono in contatto con Adrilog, che questa è un'azienda nella quale è possibile, partendo da un'esperienza di magazzino, da operatore di magazzino, fare un percorso di carriera che porti
a posizioni di vertice. Nel nostro consiglio di amministrazione è composto da persone che sono entrate, come addetti di magazzino, oggi hanno ruoli di responsabilità fino a sedere in consiglio di amministrazione. Qualche dato per concludere, abbiamo detto quello relativo ai dipendenti che si appresta ad arrivare ai 1000, come ai 1000 dipendenti. Per quanto riguarda il fatturato? Quest'anno abbiamo presentato un bilancio di 57 milioni e 200 mila euro, la proiezione per il 2021 si attesta intorno ai 65 milioni, quindi una crescita che continua, ma come sottolineo sempre non è tanto importante il fatturato ma anche il bilancio, che continua ad indicare un utile, quindi un risultato positivo, e soprattutto la possibilità di riconoscere ai nostri soci dei ristorni sulle quote sociali. Noi negli ultimi anni abbiamo ristornato ai nostri soci 1.300.000 euro di ristorni ad aumento delle quote sociali. Siamo nel polo logistico integrato di San Salvo, il polo logistico di Conad Adriatico, con Claudio Mazzetelli, una grande realtà qui a San Salvo. Beh, sicuramente questa è la realtà principale di Conad Adriatico nel territorio, quindi che va da Ancona fino a Lecce, quindi una superficie di 53.000 metri quadrati coperti che gestisce tutte le referenze dei generi vari, sia le referenze dei surgelati, dei surmilatticini, delle carni e dell'ortofrutta, quindi è il polo centrale del modello distributivo di Conad in quest'area territoriale. Parliamo di logistica e l'importanza di avere un partner efficiente in tal senso. Beh, sicuramente è molto importante riuscire a condividere dei valori, delle filosofie, della logica di modalità operativa che ci consentano di allineare quelli che sono i desiderata di Conad rispetto a quelle che sono le esigenze operative e distributive nell'area territoriale. Quindi sicuramente non è facile trovare degli interlocutori affidabili che riescano a condividere pienamente quelli che sono i fattori valoriali di un'azienda. Quindi bisogna cercare, secondo me, di puntare su dei rapporti di partnership anche di lunga durata, in quale si possa contaminare un po' quella che è la visione di qualità, di attenzione al servizio che è proprio di Conad, con quelli che possono essere dei valori di una cooperativa, di un operatore logistico che opera su un territorio. Qual è il modello che realizza l'efficienza logistica di Conad Adriatico? La nostra è una realtà che è cresciuta moltissimo nel corso degli anni. Negli ultimi anni siamo cresciuti del 20-30% anno, e questo ci ha portato ad essere una realtà completamente diversa. Quindi le basi, le fondamenta di una riorganizzazione del sistema è quella dell'ingegnerizzazione di processo, dell'informatizzazione, della formazione, quindi di investire tanto tempo, tante risorse su riuscire a far comprendere agli operatori qual è il modo migliore per operare, riuscire a trovare comunque degli interlocutori affidabili che ti accompagnino in questo percorso che è fatto di tanti cambiamenti, di tante situazioni nuove, di nuovi esperimenti, di nuove visioni, di nuovi modelli che devono essere condivisi, perché l'elemento principale poi è quello di riuscire a condividere delle visioni insieme che ci aiutino a crescere in una maniera sana. Giuseppe Falcucci, vicepresidente Adrilog e direttore operativo. Come è cambiata la logistica oggi? Quello che è cambiato in questi anni credo che sia proprio il modello organizzativo che una società di servizi logistici mette in campo. Credo che siamo passati dal mettere in campo forza lavoro e braccia, affiancare alla forza lavoro quella che è la testa, quindi un ufficio ingegneria che lavora insieme agli operativi sull'ingegnerizzazione dei processi, sull'informatizzazione anche dei processi, in grado quindi di dare un'organizzazione, un modello sicuramente più conforme a quelle che sono le richieste dei nostri clienti. Come si realizza dunque la qualità di un processo logistico? Allora, credo che avere sotto controllo quelli che sono i principali indicatori, sia da un punto di vista della produttività che della qualità, mettono sicuramente nelle condizioni l'organizzazione di poter raggiungere quelli che sono gli obiettivi prefissati soprattutto con i nostri clienti. Ma che cos'è il manifesto della cultura Adrilog? Ne parliamo con Simona Dinucci, responsabile delle risorse umane.
Sì, parliamo di manifesto Adrilog che nasce da una riflessione che ci ha portato a ridefinire quei valori e quei tratti culturali che in questi anni ci hanno garantito una crescita rapida e sostenibile e allo stesso tempo di arrivare al successo. Proprio perché è bene conservarli e custodire questi valori, gli abbiamo dato ancora più forza. Pertanto parliamo di quattro valori principali. Sicuramente quando diciamo l'azienda siamo noi è perché ci riconosciamo come persone che lavorano ogni giorno per un obiettivo comune, con passione e determinazione. Oltre a questo c'è uno sguardo verso il futuro, un futuro che cambia molto rapidamente, quindi è necessario assolutamente saper cogliere, anzi anticipare il cambiamento e vederlo come qualcosa che non rappresenta una minaccia, ma bensì qualcosa che debba entusiasmarci. Altro aspetto importante è quello rivolto al cliente, quindi il cliente come partner, quindi agire sentendosi sulla propria pelle quello che è l'impegno preso nei confronti del cliente e sicuramente la sfida che deve essere una sfida condivisa. Per ultimo invece parliamo di evoluzione delle professionalità. Questo vuol dire che ogni giorno lavoriamo con quella determinazione, quell'impegno e soprattutto quel lavoro condiviso che servono per arrivare a raggiungere l'obiettivo comune sia di Adrilog che degli attori e dei soggetti che si interfacciano con noi. Oggi parliamo di manifesto Adrilog proprio perché nel ridefinire tutti i processi HR di cui ci facciamo garanti andiamo proprio a gestire la selezione di nuovi talenti, quindi il reclutamento, andando già a ricercare questi valori e soprattutto tenerli bene a mente nel momento in cui andiamo a definire e a gestire i processi di sviluppo e di carriera che vadano a rafforzare queste competenze, oltre ovviamente a quelle tecniche che vengono gestite con la formazione professionale. Personalizzante. Silvia Caruso, quali caratteristiche deve avere il talento che Adrilog cerca? Allora, il talento che Adrilog cerca è sicuramente una risorsa che sia orientata alla squadra, quindi che quotidianamente costruisca in maniera attiva la sua appartenenza alla squadra. Le altre caratteristiche chiave sono lo spirito di iniziativa, una persona che abbia una curiosità di apprendimento continua on the job, quindi che la sviluppi sul campo, che sappia proporre delle soluzioni, che sappia dialogare, ascoltare i bisogni di chi lavora fianco a fianco con lui ogni giorno. E una risorsa che lavori con costanza e dedizione, che apporti il suo valore tecnico all'ingresso in Adrilog, ma che poi lo arricchisca quotidianamente in maniera trasversale e manageriale da dentro l'organizzazione. E da ultimo, una persona che sia orientata alla cultura cooperativistica, che noi cerchiamo di trasmettere e di raccontare già dalle prime fasi della selezione, quindi già dal colloquio conoscitivo, trasmettendo alle risorse il racconto di quelli che sono i pilastri che caratterizzano la vita aziendale all'interno di Adrilog. E parliamo proprio di selezione, come avviene? Sì, la selezione è un processo molto strutturato, segue diversi step. Ad oggi è ibrido, quindi per metà analogico, per metà digitale, il tutto accelerato insomma dagli eventi legati alla pandemia. E si inizia con un colloquio conoscitivo che effettuato dal recruiter. Il recruiter accoglie il candidato e il candidato porta se stesso raccontando le sue aspettative, le sue esperienze, la sua professionalità acquisita, ma anche l'atteggiamento, il comportamento non verbale. Poi c'è una prova tecnica effettuata direttamente dai responsabili di funzione. E durante questa prova i colleghi responsabili di funzione vanno ad indagare quelli che sono i saper fare, quindi le abilità concrete che i candidati andranno a mettere in pratica sul campo. E la fase finale è gestita dal direttore generale e dal direttore HR, che vanno invece a validare i finalisti. Possiamo decidere di completare la valutazione inserendo dei test psicoattitudinali o di personalità che indaghino la congruenza tra il profilo del soggetto e il ruolo organizzativo. Il nostro obiettivo ad oggi è che la selezione sia un processo non frenetico, ma che vada già ad investire sulle risorse e quello che è il loro potenziale. Quali sono i profili richiesti attualmente? Allora, i profili maggiormente richiesti sono sicuramente quelli di ingegneri di processo.
quindi ingegneri che lavorino sull'ottimizzazione e sul miglioramento continuo dei flussi e dei processi di magazzino. I requisiti principali sono una laurea in ingegneria gestionale o un percorso specialistico in logistica e supply chain. Ricerchiamo inoltre logistic manager, quindi figure che si occupino del cliente e lo curino costantemente nella gestione, sviluppo e consolidamento e siano dedicati al cliente o per area territoriale o per cliente specifico. Cerchiamo inoltre sempre addetti di magazzino, quindi figure legate all'operatività dei magazzini che si muovano su tutte le aree, dalla preparazione alla movimentazione delle merci. E infine coordinatori operativi di magazzino, garanti del livello di servizio al cliente, che controllino tutte le attività che vengano erogate secondo gli standard e che gestiscano il capitale umano. Parliamo di prospettive sul territorio. Allora, Adrilog ormai ha una prospettiva che si estende a livello nazionale. Mantiene il suo cuore pulsante in Abruzzo, però ormai si focalizza dal Tirreno all'Adriatico, dalla pianura padana al Salento. E quindi noi cerchiamo risorse motivate, dinamiche, giovani, energiche, che abbiano voglia di muoversi sui territori con trasferte di media durata, che siano pronti ad impegnarsi in quelle che noi definiamo task force operative per l'avviamento dei nuovi appalti e che abbiano proprio una forma mentis energica e focalizzata sull'arricchimento continuo del proprio bagaglio professionale. Chiara Ragni, possiamo affermare che Adrilog è un'azienda che cresce e fa crescere? Assolutamente sì, vantiamo come fiore all'occhiello della nostra organizzazione una struttura formativa ben strutturata, benché di recente creazione, perché l'Academy Adrilog è soltanto un anno, circa un anno che è venuta su, ma possiamo dire che abbiamo strutturato e progettato dei percorsi formativi interni per accompagnare i nostri giovani talenti, ci piace chiamarli così, ad accrescere sempre di più la loro professionalità con percorsi mirati e strutturati. Abbiamo un progetto di valutazione interna volto a garantire appunto che i gap che emergano dalla valutazione del personale vengano colmati attraverso dei percorsi mirati, strutturati per accrescere la professionalità sia tecnica che comportamentale e trasversale. Sappiamo che nel mondo del lavoro oggigiorno non si finisce mai di imparare perché il mercato del lavoro corre, gli obiettivi sono sempre più ambiziosi e sfidanti e noi possiamo dire di stare al passo con i tempi. Prepariamo dei percorsi formativi interni per i nostri addetti sia dal punto di vista tecnico, abbiamo strutturato dei corsi di Lean Production per accompagnare i nostri giovani ingegneri ad accrescere sempre di più la loro competenza tecnica, ma non soltanto, siamo molto attenti dal punto di vista anche delle competenze trasversali che sappiamo oggigiorno nel mondo del lavoro fanno la differenza. Abbiamo messo su infatti un'academy manageriale che ha visto coinvolta tutta la prima e la seconda linea di Adrilog su formazioni diciamo mirate per lo più su comunicazione efficace, teamwork, gestione riunioni e leadership. Questi sono solo alcuni degli attrezzi che servono a ogni professionista per affrontare e fronteggiare le sfide e il contesto che ogni giorno e quotidianamente ci troviamo a gestire. Sicuramente questa iniziativa, benché, ripeto, di recente creazione, ci sta dando molte soddisfazioni. Cercheremo sicuramente di replicarlo, abbiamo infatti a progetto una lista di circa 16 competenze nuove da voler strutturare con percorsi sia on the job, in aula, ma anche con workshop piuttosto che team building e giornate dedicate. Lo replichiamo ogni volta per i nuovi ingressi, ma abbiamo un filo conduttore anche per i talenti che costantemente sono nell'organizzazione e che seguono dei percorsi mirati. Dal punto di vista delle competenze tecniche possiamo dire di aver messo su una vera e propria task force di giovani coordinatori di magazzino, in quanto nell'ultimo anno abbiamo progettato un percorso formativo per creare una squadra di coordinatori operativi. Il coordinatore operativo diciamo che è la figura cardine della nostra organizzazione perché è colui che in primis gestisce le risorse, ma che poi supporta il livello di servizio dei clienti, pianifica e partecipa al processo formativo e delle risorse, ma anche da quel punto di vista strategico. Abbiamo messo su un corso di circa 58 ore con 12 partecipanti, i ragazzi sono stati selezionati internamente tra i nostri giovani ambiziosi ragazzi, hanno affrontato una selezione interna, alla fine è venuta fuori una classe, ripeto, da 12 ragazzi che hanno seguito un percorso non molto semplice perché conciliare lavoro e formazione è difficile, ma sono stati bravissimi, hanno acquisito competenze tecnico-specialistiche,
con il supporto dei nostri coordinatori senior che hanno trasferito il know-how Adrilog che ci piace tramandare come se fosse una tradizione di famiglia, ma anche con il supporto dei nostri ingegneri che con l'avanzamento della logistica 4.0 diciamo non si finisce mai di aggiornarsi e aggiornare le procedure e i progetti, per cui i ragazzi hanno affrontato questa sfida diciamo in una maniera molto dinamica, perché sono stati anche c'è stato un confronto tra loro su quelle che sono le criticità che quotidianamente vivono, vengono tutti dall'operatività, quindi è stato utile per noi il loro punto di vista per migliorare ed efficientare i processi, per cui siamo fieri di questo progetto perché insomma i ragazzi sono pronti e infiocchettati, come piace dire a noi, per entrare all'interno dell'organizzazione dal punto di vista proprio più strutturato. Cosa molto importante è che noi il coordinatore operativo di magazzino lo abbiamo fatto rientrare nel catalogo delle professioni regionali, perché le unità di competenza che non erano presenti dall'Atlante delle professioni le abbiamo progettate, abbiamo fatto un percorso formativo mirato, quindi ad oggi possiamo dire che il coordinatore operativo di Adrilog è a tutti gli effetti una figura professionale all'interno del catalogo delle professioni della regione Abruzzo. Quindi di questo ne andiamo fieri, sicuramente ci sarà un'altra edizione perché i 12 ragazzi erano in fase sperimentale, ma contiamo di avere sempre giovani talenti ambiziosi che vogliano crescere. Questo per noi è importante perché non vogliamo prendere solo dall'esterno i ragazzi, ma vogliamo far crescere anche i nostri ragazzi. Siamo un'azienda giovane, i giovani, i nuovi responsabili, i nuovi direttori magari stanno tra le nostre corsie a preparare, per cui vogliamo contribuire alla loro formazione, innanzitutto per qualificarli dal punto di vista professionale, ma anche riqualificarli nel caso insomma ci voglia un po' più di qualche dettaglio in più per accrescere la loro professionalità. Dunque grande attenzione all'interno alle risorse umane a farle crescere, però anche sul territorio, attenzione a diciamo reclutare nuove leve, come? Certo, sempre sotto il cappello Academy abbiamo siglato una partnership con l'ITS di Campobasso per aiutarci a formare con il nostro supporto, saremo noi ad andare a insegnare ai ragazzi materie proprio inerenti alla logistica al fine di accrescere la loro professionalità dal punto di vista più dinamico, perché sai, sui libri si approfondisce tanto, ma poi con l'esperienza e con il contributo di chi davvero vive la logistica si migliora sempre di più. Ma poi per noi è un'occasione appunto per dare opportunità di lavoro a questi ragazzi, perché al fine del loro percorso è previsto uno stage formativo presso la nostra azienda, mettiamo a disposizione i nostri magazzini, le nostre competenze, i nostri responsabili a fine di far mettere in pratica tanto del loro studio a livello pratico e operativo.